Allora, l'obiettivo di questa prossima mezz'ora è cercare di capire assieme che cos'è un sistema informativo e scopriremo da quante diverse prospettive possiamo guardare un sistema informativo per averne un'immagine a tutto tondo. Piccola nota, le slide sono tutte ovviamente riproducibili e copiabili, per cui avete il PDF, potete copiarlo, fotocopiarlo o semplicemente vederlo sul PC. Che cos'è un sistema informativo? Un sistema informativo è qualcosa che ci serve per memorizzare e elaborare delle informazioni usate da un'organizzazione. Uso il termine organizzazione, lo userò molto spesso in questo corso, invece di azienda, perché la città di Torino ha vari sistemi informativi, ma non è un'azienda, è un'organizzazione. L'università anche ricade sotto la definizione di organizzazione, ma non quello di azienda. Quindi organizzazione è un termine più generale. Quindi, parlando di sistema informativo, in teoria noi potremmo includere non soltanto il computer, il software che gira su questi computer, ma anche le persone, i fogli di carta che girano da un ufficio all'altro. In realtà, normalmente, quando si parla di sistemi informativi, almeno quando se ne parla in questo secolo, si fa riferimento a quelli che sono i sistemi informativi basati su un computer, quindi computer-based information system. E quindi sono sistemi basati su calcolatori che permettono di immagazzinare ed elaborare l'informazione utile a un'organizzazione. Quindi noi possiamo dire che un sistema informativo è costituito da un insieme di componenti che collaborano tra di loro per raccogliere, elaborare, immagazzinare e poi disseminare informazioni. Informazioni che servono per prendere delle decisioni, coordinare attività all'interno dell'organizzazione, controllarle, analizzare cosa avviene e diciamo, un termine generale, visualizzare le informazioni. Tutto questo nel contesto di un'organizzazione. Mi soffermo un attimo su questa slide perché ci sono tutta una serie di parole chiave che sono utili e su cui poi ritorneremo con dettaglio più avanti. Un sistema informativo non è un blocco unico, ma è un sistema di componenti che collaborano tra di loro. Quindi immagino che tutti voi abbiate fatto almeno un esame di programmazione. Ecco, un sistema informativo non è un programma che scrivete in un unico file e che vedete su un'unica schermata del vostro computer. È qualcosa di molto complesso, di solito composto da più componenti diverse che operano e collaborano tra di loro. Mentre di solito quando pensiamo a un sistema informativo ci focalizziamo molto spesso sulle due
caratteristiche centrali che sono elaborare e immagazzinare i dati, ugualmente importanti sono quelle, diciamo, al margine del sistema informativo di raccogliere le informazioni e restituirle, opportunamente aggregate, modificate, elaborate, agli utenti di questo sistema informativo. I sistemi informativi hanno un'applicazione molto ampia, lo vediamo nella lista di attività che sono pensati per supportare. Quindi si va dal supporto alle attività di base, quindi costruire oggetti, viti e bulloni, a attività molto di alto livello, quali fare una pianificazione strategica di un'azienda per i prossimi 5-10 anni. Quindi capite da questa varietà che è difficile dare una definizione molto più precisa di quella che vediamo qua di sistema informativo, perché dipende per quale attività, a quali livelli aziendali è pensato. In generale, quando pensiamo a un sistema informativo, se pensiamo di doverlo realizzare, abbiamo tutta una serie di componenti da tenere ben presenti. Ovviamente, parlando di computer e software, quindi abbiamo due componenti fondamentali di hardware e software, abbiamo tutta una parte di conoscenze tecniche per la realizzazione, per anche la manutenzione e l'uso del sistema, e c'è soprattutto una componente fondamentale che è una conoscenza dell'organizzazione. Quindi io devo sapere come le cose funzionano in un'organizzazione per poter creare un sistema informativo. Quindi una volta che ho creato questo sistema informativo, ho in parte instillato in esso la conoscenza di come funziona l'azienda. Quindi, tornando agli obiettivi di questo corso, mentre la parte hardware e software, dal nostro punto di vista, supponiamo che ci sia qualcuno che conosce come costruirla, eventualmente come selezionarla, a noi interessa focalizzarci su una serie di competenze tecniche, almeno di base, e soprattutto focalizzarci sul capire quella che è la realtà di un'organizzazione e successivamente come tradurre questa conoscenza dell'organizzazione in cui il sistema operativo dovrà funzionare nel sistema informativo stesso, quindi che cosa potrà fare, come e con quali strategie. Quindi realizzare un sistema informativo richiede non soltanto saper scrivere codice, software, non soltanto saper scegliere l'hardware, il server, la configurazione di rete migliore, ma soprattutto capire, essere in grado di capire quali sono le necessità aziendali. Come vi ho detto prima, io tendenzialmente utilizzerò il termine organizzazione, ogni tanto mi scapperà anche azienda, ma sappiate che in generale quando parliamo di sistemi informativi il termine più corretto è quello di organizzazione. Quindi un'organizzazione che cos'è?
è essenzialmente tutta la struttura che permette di gestire i processi. Quindi organizzazioni sono le aziende, le forze armate, la chiesa, l'amministrazione pubblica, la squadra di calcio, un ospedale, l'università, eccetera. Quindi organizzazione è molto più generale. Poi molto spesso sistemi informativi sono molto utilizzati in alcune organizzazioni, sostanzialmente quelle che hanno scopo di lucro, e quindi sono aziende. Se pensiamo ai vari componenti di un sistema informativo, un modo di rappresentarli è questo. Abbiamo quelle tre attività fondamentali, input, process e output. Qui abbiamo nascosto la parte di storage, di memorizzazione, che sono le tre funzioni fondamentali di un sistema informativo. Un sistema informativo normalmente è utile se permette di governare o di governare in maniera più facile l'organizzazione. Quindi il sistema informativo è un qualcosa che supporta una particolare organizzazione per diverse attività. Controllare un'organizzazione vuol dire che l'output viene utilizzato per prendere delle decisioni. Faccio un ordine per quale materiale, a quale fornitore, e ovviamente queste decisioni hanno delle conseguenze, conseguenze che portano a nuovi eventi e nuove informazioni che di nuovo verranno lette e catturate dal sistema informativo. Quindi c'è un ciclo che avviene ovviamente all'esterno del sistema informativo tra l'output del sistema informativo e l'input, ovviamente in un tempo successivo, dello stesso sistema informativo. Abbiamo detto che il sistema informativo fondamentalmente è un qualcosa pensato e studiato per una specifica organizzazione, quindi quello è il suo ambiente naturale di funzionamento. Tuttavia un sistema informativo, se vuole aiutare nel raggiungere gli obiettivi di un'organizzazione, deve considerare tutta una serie di altri attori che sono esterni all'organizzazione. E questi includono ovviamente clienti e fornitori. Se pensiamo a un'industria di processo, avremo materie prime e avremo dei clienti a cui vendere i prodotti finiti. Oltre a questi due attori principali, che sono anche quelli che ovviamente interagiranno molto più probabilmente col sistema informativo, abbiamo tutta un'altra serie di attori che a prima vista potrebbero non centrare molto con i sistemi informativi, ma in realtà possono giocare un ruolo importante. Abbiamo i nostri competitori, e se pensiamo alle attività quotidiane di produzione di un prodotto, di un servizio, qui i competitori c'entrano poco, ma se pensiamo all'attività di alto livello, di pianificazione strategica, di definizione di nuove linee di prodotto, a questo punto capite che i competitori e la raccolta di informazioni sui competitori giocano un ruolo importante.
abbiamo i nostri azionisti, disseminare informazioni è utile anche per poter dare informazioni utili ai nostri azionisti, che quindi possono in qualche modo esercitare un controllo sull'azienda. E abbiamo poi tutte quelle che sono qui chiamate regulatory agencies, cioè tutti gli organismi che possono definire leggi o regolamenti. Un elemento fondamentale in buona parte dei sistemi informativi è tutta la parte di contabilità. Se questa parte ha un ruolo fondamentale, perché ovviamente dobbiamo sapere quanti soldi abbiamo preso, quanti li abbiamo spesi, come lo facciamo e le regole con cui lo facciamo non le definisce l'azienda, ma sono di solito definite dalla legge. Quindi abbiamo delle leggi che ci dicono come andare a memorizzare e elaborare tutti questi dati relativi alla contabilità dell'azienda. Quindi abbiamo non soltanto l'organizzazione, che è l'obiettivo principale del nostro sistema informativo, ma abbiamo un ambiente che può essere estremamente complesso e con cui, in un modo o nell'altro, i sistemi informativi, comunque chi progetta i sistemi informativi, dovrà avere a che fare. Prima di procedere, vorrei chiarire una distinzione fondamentale di terminologia. Spesso si parla di dati, di informazioni in maniera intercambiabile. In realtà, quando ci riferiamo ai sistemi informativi, questi due termini hanno due significati ben precisi e distinti. Se volete, i dati rappresentano qualcosa di elementare, quindi sono fatti, eventi che si verificano in azienda, misure prelevate dall'ambiente. Se vogliamo analizzare, uno degli obiettivi di un sistema informativo è quello di trasformare i dati in informazioni. Quindi le informazioni che cosa sono? Sono i dati, quindi entità elementari, che sono state trasformate in modo da essere legate l'una con l'altra e poter fornire un aiuto, essere utili all'utente, di solito umano, del sistema informativo. Quindi i dati sono qualcosa di elementare, le informazioni sono qualcosa di più astratto, aggregato e complesso. Normalmente si dice che l'informazione su qualcosa è composta da più dati. Le informazioni relative a uno studente di solito includono dei dati elementari, quali il numero di matricola, nome, cognome, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il numero di matricola di per sé è un dato, è un numero semplicemente. Da solo non significa nulla, ha un significato, quindi diventa informazione se viene legato a un nome e un cognome.
Quindi abbiamo visto che i sistemi informativi devono tenere conto di diversi aspetti. Se vogliamo vedere i sistemi informativi come una disciplina, è una disciplina che si trova all'incrocio tra almeno altre tre discipline. Le discipline tecnologiche, quindi diciamo, computer science, informatica, le discipline che riguardano la gestione e altre discipline che invece riguardano l'organizzazione del lavoro e delle persone. Noi dobbiamo tenere conto di diversi aspetti per poter capire, analizzare i problemi e formulare una proposta, una progettazione, un progetto di un sistema informativo. Un aspetto fondamentale su cui finora abbiamo detto poco nello sviluppo dei sistemi informativi è quello dato dalle organizzazioni. Quindi quando noi parliamo di un'organizzazione, in realtà pensiamo a un qualcosa di molto complesso. Un'organizzazione è composta da persone, innanzitutto, quindi avremo dei manager, degli impiegati, persone che fanno lavori legati alla produzione di servizi legati alla conoscenza, ad esempio la progettazione, o persone che fanno lavori più fisici e manuali. Abbiamo la struttura, quindi come sono strutturate queste persone. Se lo possiamo visualizzare facilmente pensando a un organigramma di un'azienda. Ci saranno persone responsabili di varie funzioni, funzioni che possono essere decomposte, eccetera. Però l'organigramma è soltanto una parte di questo, perché è pratica comune avere aziende che hanno sedi distribuite geograficamente in una nazione o in più nazioni. E questo di solito è trasversale all'organigramma. E abbiamo anche dei gruppi di lavoro che di nuovo di solito sono trasversali, hanno persone che vengono scelte in diverse funzioni dell'azienda. Un altro modo di guardare alla struttura dell'organizzazione è andare a osservare i prodotti, quindi tutte le persone coinvolte nello sviluppo, nella produzione di un particolare prodotto formano un particolare insieme, una catena che ha l'obiettivo di produrre un prodotto o un servizio. Un altro modo, un altro aspetto dell'organizzazione sono quelle che si chiamano le funzioni. Quindi sono compiti specifici all'interno di un'organizzazione. E infine abbiamo quelli che sono i processi aziendali. Quindi la sequenza di attività che vengono svolte per arrivare a un certo obiettivo. Due parole sulle funzioni. È prassi comune andare a suddividere un'azienda in funzioni aziendali. Quindi abbiamo produzione, vendite, marketing, finanza o contabilità,
risorse umane, eccetera. Quindi sapere per quale funzione o per quale insieme di funzioni noi stiamo sviluppando un sistema informativo è importante, ed è importante ovviamente capire cosa fanno queste funzioni. Mi rendo conto che probabilmente sto dicendo qualcosa che per qualcuno è scontato, ma per altri no. Abbiano pazienza quelli che hanno già ben chiaro questi concetti, ma almeno arriviamo tutti a un livello di base, seppur minimo. Un altro elemento fondamentale, e vedremo che poi sarà un elemento fondamentale e centrale in questo corso, sono i processi aziendali. Un processo è il modo con cui un'organizzazione ottiene un particolare obiettivo. Potrebbe essere la produzione di un prodotto, di un servizio, potrebbe essere l'emissione di una fattura, potrebbe essere la pubblicazione di informazioni su un particolare prodotto sul sito web. In generale, un modo per automatizzare le attività che vengono svolte in un'azienda è capire quali processi vengono svolti e poi capire quali processi, eventualmente quali attività in un processo, possono essere automatizzate tramite un sistema informativo. Quindi sarà poi uno degli argomenti centrali del corso, come ho già detto, è la descrizione, l'analisi ovviamente, è la descrizione con alcuni formalismi dei processi aziendali. Una volta che noi abbiamo descritto un processo aziendale, abbiamo formalizzato che cosa deve essere fatto nell'azienda e che cosa e come il sistema informativo può aiutare nello svolgere queste attività. A questo punto direi mi fermo. La prossima volta, che sarà venerdì pomeriggio, vedremo alcuni esempi di processi